La coesione sociale come vettore competitivo delle imprese è il titolo del convegno che si è svolto venerdì 4 dicembre 2009 presso la sala consiliare del comune di Cento in provincia di Ferrara, promosso dall'associazione culturale Olindo Malagodi. Sono intervenuti al convegno il sindaco di Cento, Flavio Tuzet, che ha portato i saluti del municipio, il senatore Maurizio Castro, redattore di un disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori nell'impresa, il presidente della Camera di Commercio di Ferrara, Alberto Roncarati, il segretario della CISL provinciale, Paolo Baiamonte, il presidente della Facoltà di Economia dell'Università di Ferrara, Giancarlo Pola, insieme al presidente della Caricento, Vilmo Ferioli. Nell'introduzione ai lavori, la presidente dell'associazione, Fulvia Sisti, ha ricordato che il pensiero di Malagodi nasce da quel pensiero economico che aveva le sue radici nella tradizione liberal-laburista. Malagodi, Einaudi, Massarenti lavorarono insieme e insieme si formarono in Inghilterra, dove la cooperazione sociale aveva fatto scuola. In onore di questo pensiero è stato promosso il convegno. La proposta di legge, spiegato il senatore Castro, che sin dall'inizio ha visto in Parlamento la convergenza di maggioranza e opposizione, prevede diverse forme di partecipazione, tutte esclusivamente su base volontaria, dei lavoratori al destino dell'impresa, tra queste la redistribuzione degli utili. Per il senatore Castro, dunque, un disegno di legge che, se approvato, incentiva la ripresa dell'impresa italiana. Il coinvolgimento dei lavoratori, ha detto Roncarati, presidente della Camera di Commercio di Ferrara, rappresenta un elemento prezioso per le imprese che oggi stanno compiendo uno sforzo incredibile per tutelare il patrimonio economico e umano. Già esiste un legame di solidarietà e di responsabilità tra imprenditore e lavoratore, soprattutto nel settore agricolo, ma proporre la coesione nell'impresa significa creare un ambiente favorevole che porta alla collaborazione e a migliori risultati. Sottolineato anche da Vilmo Ferioli, presidente della Cassa del Risparmio di Cento, il valore della convivenza tra imprenditori e lavoratori. Mentre per il preside Pola la partecipazione dei lavoratori si è trasformata in cogestione finanziaria, potrebbe trasformarsi in rischio per l'impresa. Per il segretario della CISL Baiamonte è importante delineare nuove forme di rapporto tra capitale e lavoro, abbandonare conflitti e antagonismi, mettendo in atto processi culturali di democrazia economica, nella consapevolezza, soprattutto in questo momento di crisi, che i destini dell'impresa e del lavoratore sono strettamente connessi. Agli interventi è seguito poi un dibattito a cui hanno partecipato i presenti amministratori e imprenditori, fra cui l'imprenditore centese Carlo Contri.